Siamo stati a Bagnara a chiedere ai cittadini come è stato questo Natale, come l'hanno vissuto e se ancora ci sono le tradizioni. Ascoltiamo i cittadini. Un Natale ricco quest'anno, un Natale povero, ecco Sì, come. vabbè, un Natale ricco di salute, questo è l'augurio che io faccio a coloro i quali mi ascoltano e a me stesso, ovviamente. E poi già abbiamo cercato di dare un contributo, diciamo, visibile, di visibilità al nostro paese attraverso questa opera che c'è dietro le spalle, che più che albero è un'opera d'arte. Sono state tante le iniziative a quella della Prologo, Sì, ci Presidente. sono state molte iniziative a quella della Prologo, tra cui una che l'abbiamo dovuto sospendere per le condizioni atmosferiche che ci sono state il giorno di quello raduno dei organetti e tamburelle, che la riproponiamo, se Dio vuole, della Befana il giorno 6. È un raduno particolare della caratteristica dei suonatori di tamburelle e organetti, quindi che sarà una bellissima, Cioè, dovrebbe prima da essere. dove? Arriva da tutta la. Noi stiamo pubblicizzando, vedete, Chi vuole venire può assolutamente, venire a e noi abbiamo, suonare. è un invito, non Quindi. facciamo dei premi. Poi ovviamente concludiamo questo raduno con la sfilata sul Corso Vittorio Emanuele e poi con un momento conviviale, insomma, con spumante che daremo, che Il berremo. Natale, com'è andato il Natale? Abbastanza bene, Abbastanza bene, ecco, abbastanza bene, quindi si è mangiato, ma è il solito Natale tutti gli anni o qualcosa di diverso quest'anno? arrivato. Vedo che una volta c'era più familiarità e nel Natale, E le adesso famiglie, ecco, erano più unite, più compatte, più in allegria. Ora ognuno fa per testa sua, ognuno. si mangia quell'oretta e poi E ognuno poi ognuno esce, se ne va. ognuno se ne va, tanto la Si famiglia parla solo con i cellulari. È d'accordo pure lei a quello che dice il Sì, signore? le tradizioni vanno a mancare, come dire, diciamo una cosa naturale, oddio, diciamola naturale. È cambiato il mondo. Sì, sono cambiate tante cose. Bene, bene, tranquille come al Si sta in solito. famiglia, Sì, in tipo. famiglia, tassativamente in famiglia. E per me sono festività che vanno trascorse esclusivamente in famiglia. Quindi è una festa della famiglia questa, ma anche Sì. se sta perdendo qualcosa, Diciamo qualcuno. che vedo meno gente rispetto agli altri anni, cioè i bagnaresi che sono fuori praticamente sempre di meno fanno ritorno giù per le festività. Sono i genitori che adesso vanno a fare le feste giù per riconciliarsi ai Questo figli. perché succede? Perché qualcuno parlava per via della crisi, per via dei trasporti. Io credo per l'eccessivo costo da quello che ho potuto percepire, dall'eccessivo costo dei trasporti, cioè se non prenoti per tempo utile i prezzi dei biglietti sono un po' lievitati, per cui Quindi il genitore sacrifica si 4 ore sacrifica, alla magari figlia sono di e meno, ecco, e contengono la spesa. I giovani preferiscono spendere quei soldi, mi faccio la crociera. Mentre una mamma o un papà fanno anche 15 ore di viaggio con la macchina, Pure, mentre il pure, giovane. purché pur di fare la festività con i genitori. Buon Grazie, grazie, buon Natale anche a Natale, voi. Ecco. stanno perdendo, diciamo, più valore. Secondo voi perché? È una Non è festa. più di famiglia, è una festa di famiglia. Una volta si stava nelle case, si Sì, giocava, si. giocava, ma anche ormai è diventata una festa che è stata commercializzata negli anni, come tutto il resto ormai. Quindi, diciamo, il capitalismo ha portato un po' via tutto quello che c'era di affettivo e di religioso in questa festa. Tanti giovani non sono venuti, lavorano al nord, si dice che i genitori sono andati su a trovare i figli. Eh sì, anche per il caro biglietti, soprattutto anche parlando con gli amici, è convenuto meglio far salire i genitori che far spostarsi loro da Milano Lei la pensa così, Benissimo. grazie. Benissimo, a casa con A casa, sì, con la famiglia, i nipoti che sono rientrati dal nord, abbastanza Ecco, i vostri bene. sono rientrati dal nord, diciamo, problemi Ho una di aereo, figlia, no, sono di venuti tre. con la macchina, Con la macchina, sì. perché i cari biglietti Tutto purtroppo sommato hanno risparmiato. hanno risparmiato. Certo, fra aereo o treno addirittura, se hanno risparmiato qualcosina. Voi ci credete i valori della famiglia, Come no, caspita. si rispettano Certo. le tradizioni della volta, Da stare tutti sempre, da insieme sempre. Sì, questi sì, 3 giorni, sì, sì, sì. diciamo. Certo, sì. Anche a Capodanno, tutti a casa Tutti mia. a casa. Saremo una. Ma secondo lei è un Natale diverso? Questo è stato un Ma Natale all'insegna, che per devo via della dire, un po' crisi. di austerità c'è C'è stata, stato. però tutto sommato a Natale
senso, tante cose. Cosa abbiamo mangiato? Le solite cose. Dal pesce. A Natale vigilia. Tutto a base di pesce, la vigilia, a pranzo a base di carne. Non è che abbiamo consumato tutto, perché c'era qualcosa da bagnare, molta... il pesce proprio. Vabbè, certo, sì, il pesce a bagnare, anche se in queste, che so, le seppie, i calamari, queste cose sono tutte congelate. Congelate, tutte, perché non sono... È raro trovarne di fresche. Naturalmente penso che qua siete da bagnare il pesce spada a tavola, ci deve essere. Sì, certo, vabbè, ma di è questi tempi. O no, a bagnare, diciamo. Sì, no, no, tante famiglie lo usano, certo, come no. A tutti i livelli, a parmigiana, a cotolette. Oggi è 26, mentre oggi... Oggi si fa qualcosa di più leggero, in attesa, Un brodino va bene? Quale brodino? Sempre pasta, sempre pasta. Che i bambini i brodini non ne mangiano. Non ne mangiano. Grazie, signora. Va bene, grazie, buona, tanti auguri. Anche a lei, grazie.